La Cavese ha la quarta vittoria consecutiva e si posiziona ora nel pieno del centro classifica, un obiettivo insperato fino a qualche domenica fa, il miracolo Chetti dunque, ma soprattutto l'ennesima conferma della grandezza del capitano De Rosa, autore della doppietta vincente. La cronaca della partita si apre con una serie di errori delle rispettive difese che regalano qualche brivido. Al primo minuto infatti un cross di Varriale per la Cavese viene svirgolato da Chiariello, ma non ne approfitta nessuno in maglia bianco-blu. La risposta del Palazzolo affidato al nigeriano Ike, che impegna in angolo commentare. Finisce fuori al sedicesimo un diagonale di Claudio De Rosa, ma una ghiottissima occasione per sbloccare il match ce l'ha al diciottesimo l'ex di turno Mazzeo. Il cross da sinistra lo pesca tutto solo a un passo da Comentale, ma l'inzuccata è debole e centrale. La Cavese risponde subito al ventitresimo, Variale costruisce, Russo spreca alle stelle da posizione favorevole. Alla mezz'ora Ike prova a superare D'Andrea che coraggiosamente lo ferma in scivolone in angolo, rischiando molto. Le proteste costano le ammonizioni di Manzi e di Mazzeo. Altro capovolgimento di fronte, questa volta sull'asse De Rosa incoronato Varriale, la conclusione di quest'ultimo imprecisa. Brividi per la retroguardia Blue Fonse al 37esimo, Ike semina scompiglio nell'area bianco-blu, poi Caputo spreca sparacchiando su Comentale, che si fa trovare attento due minuti più tardi. Ancora pericoli per gli Aritusei al 40esimo con Lofitto che si avventa sul pallone ma deposita il suo piattone debole tra le braccia di Comentale. Palla gol sprecata subito ad inizio ripresa da Ike che difende palla in area di rigore avversaria ma si oppone alla grande Comentale. La Cavese sulla ripartenza protesta per un presunto mani in aria su cross di Russo. Pian piano però la formazione metelliana prende il sopravvento e al 20esimo concretizza. Fallo da rigore sul nuovo entrato De Caro e il rigore assegnato dall'arbitro Castello di Potenza. Dal dischetto va il capitano De Rosa che insacca. Alla mezz'ora è ancora lui ad essere protagonista. Sulla sinistra brucia il marcatore Liga e il portiere ospite in uscita, depositando con un tocco vellutato da posizione decentrata impossibile in porta. La Cavese si complica la vita con l'espulsione per somma di ammonizioni di Ciro Manzi al 31esimo, ma resiste con ordine grazie a un ottimo Temponi. C'è tempo per l'esordio in bianco-blu del neo arrivato Mattioli, poi il triplice fischio che è accolto da un grande applauso dei tifosi bianco-blu.